Allora, grazie intanto a Rosaria che ha avuto delle parole così gentili nei miei confronti e poi dirà qualcosa su questo. E grazie a Claudio Longoni soprattutto. Claudio, io gli sono sempre grato per la sua amicizia, ma anche perché si è ormai assunto questo ruolo di custode del fuoco. Claudio ci invita sempre a riflettere appunto sull'insegnamento dei maestri, e questa è una cosa bellissima che lui ha riconosciuta. E Luigi Crocetti è stato un grande maestro per più di una generazione di bibliotecari. Per la vastità dei suoi orizzonti, per la ampiezza dello sguardo che aveva sul nostro mondo e anche su altri mondi, il tutto unito sempre però a una grande capacità di analisi, una capacità di analisi profonda, rigorosa, e non poteva essere altrimenti, a mio avviso, visto che tutto quanto il suo operato si colloca all'interno di un solco, del solco della migliore tradizione storico-letteraria e critica del Novecento, che era il suo terreno di cultura. Venendo più a noi, ecco, posso fare solo un piccolo esempio. Luigi Crocetti ci ha insegnato gli standard e la applicazione degli standard, ma l'ho fatto sempre al di fuori di ogni tecnicismo e direi al di fuori di ogni feticismo della norma, che è tuttora un rischio presente, è un rischio sempre presente nella nostra professione. Crocetti sapeva che quello che diceva andava sempre inserito all'interno di una visione funzionale, cioè del ruolo appunto della biblioteca, che vedeva come unità di servizio all'interno di una rete e come strumento di mediazione. Dunque, è stato appunto già, sono state già ripercorse le varie vicende di conservare il Novecento. Io vorrei fermarmi un po' su quello che era il contesto, un po' parlare di alcuni temi che erano oggetto di discussione dell'AIB in quegli anni. Come è stato già ricordato, l'idea di conservare il Novecento nacque all'interno della Commissione Nazionale Servizi Bibliotecari Nazionali e Tutela dell'AIB, che io appunto ho coordinato fra il 1997 e il 2000. Il presidente dell'AIB era allora Igino Poggiali. Devo dire, più che per mio impulso, io raccolsi appunto questo suggerimento. L'impulso fondamentale di conservare il Novecento venne da Giuliana Zagra, che era membro della commissione e conservatrice delle collezioni novecentesche della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La proposta vide l'adesione entusiasta dell'IBC di Rosario Campioni. I nostri interventi si intrecciano, quindi appunto qualche ripetizione credo che sia scontata. Io vedo la cosa dall'altra parte, quindi mi ricordo e ringrazio Rosaria appunto per l'entusiasmo con cui accolse questa proposta, e poi anche dall'Istituto di Cerpatologia del Libro, quindi ringrazio Carlo Federici che lo dirigeva allora per l'analogo entusiasmo, e potei sempre contare appunto su un comitato scientifico di eccezione, di altissimo livello, in cui erano presenti Luigi Crocetti e Nazareno Pisani, oltre alle persone che ho citato prima. Ma allora torniamo un po' al contesto, e credo che sia utile soffermarsi un po' sui nomi, sulle denominazioni. E anche io, come è stato già fatto, non posso fare a meno di tornare a quel 1987, 34° congresso dell'AIB a Viareggio, che è stato, a
mio avviso, ma credo che siamo tutti concordi su questo, il momento più elevato dell'elaborazione strategica e teorica dell'AIB nella seconda metà del Novecento. Congresso a Tesi, come tutti sappiamo, i cui atti però non mi risulta che siano stati pubblicati, mi sbaglio? Infatti, e quindi cioè, ci siamo persi questa cosa. Comunque, la terza delle 10 tesi, io adesso ricordo questa, recitava: la diversità tipologica delle biblioteche non cancella la natura omogenea della funzione bibliotecaria. Ora, questo assunto, insieme allo sviluppo e alla definitiva affermazione di SBN come rete di cooperazione fra N biblioteche di diversa titolarità istituzionale, aveva definitivamente affossato, fin nelle premesse costitutive, la vecchia commissione biblioteche statali. Nella scelta del nuovo nome della commissione, il termine servizi bibliotecari fu preferito al termine servizi bibliografici nazionali, che avrebbero in qualche modo indotto a sviluppare tutte le riflessioni a partire dal ruolo delle due biblioteche nazionali centrali, quindi per intenderci dai temi del controllo bibliografico universale. Mentre invece ciò che si voleva indagare era la possibilità di delineare dei servizi bibliotecari di valenza nazionale, tendenzialmente omogenei su tutto il territorio, erogati da una rete di biblioteche diverse per appartenenza istituzionale. In sostanza, i servizi nazionali non competono solo alle biblioteche statali. Questo era in nuce, se vogliamo, il concetto fondante di una discussione che prese l'avvio in quegli anni, che poi proseguì, appunto prosegue anche oggi, cioè il concetto fondante della Biblioteca Nazionale d'Italia, che così intesa appariva molto più coerente con il policentrismo culturale italiano e in grado di valorizzarlo rispetto a modelli centralistici di impostazione che venivano continuamente riproposti e che erano anomali, quelli sì, nel nostro contesto. Modelli centralistici, peraltro, che poi non sono mai stati realizzati. Un concetto, questo, della Biblioteca Nazionale d'Italia, in qualche modo diffusa, destinato comunque a restare di fatto minoritario all'interno della elaborazione dell'AIB anche negli anni successivi, ma che forse conserva qualche validità anche oggi. Diciamo che oggi dovrebbe essere un po' aggiornato, soprattutto in relazione al fatto che le biblioteche oggi hanno dei concorrenti molto agguerriti che lavorano sullo stesso terreno, quindi le cose sono un po' cambiate. E poi c'era questo termine, nella appunto denominazione della commissione, c'era il termine tutela. Il termine tutela è stato presente nella denominazione della commissione servizi nazionali solo nel triennio 97-2000. Poi il termine cadrà e la denominazione della commissione si stabilizzerà in Commissione Nazionale Biblioteche e Servizi Nazionali, fino al 2011, quando poi la commissione cesserà di esistere, devo dire dopo una certa involuzione dei programmi che videro di nuovo la centralità dei temi relativi alle biblioteche statali. La tutela resterà nei programmi di lavoro della commissione, ma non mi sembra che poi questo fatto abbia dato degli esiti. È stato un po', quegli anni sono stati un po' come le primavere arabe, no? C'è stato questa grande spinta che poi è un po' caduto.
Il percorso appunto che porterà dalla riflessione sul termine tutela. Allora, io mi ricordo che il termine tutela ci venne proprio richiesto dal CEN, cioè ci venne affidato dal CEN il compito di affrontare questi argomenti, e in effetti cioè ci appunto chiedemmo che cosa potevamo fare. Ora, il percorso per cui si arrivò a conservare il Novecento è ben delineato, non sto qui a ripeterlo, dalla premessa di Giuliana Zagra al primo volume della serie degli atti conservare il Novecento. Certamente c'era la coscienza della fragilità strutturale dei documenti prodotti in tutta l'era della produzione industriale del libro, c'era la coscienza della natura polimaterica della documentazione novecentesca, quale si era andata strutturando negli archivi letterari che Luigi Coscetti appunto definirà tucur archivi culturali. E c'era poi, questo è stato già ricordato, l'occasione preziosa di portare il nostro mondo in questa sede, all'interno del salone del restauro di Ferrara, che fino allora appunto si era occupato di altre tipologie di materiali. I tempi erano dunque maturi per fare tutte quante le cose che sono state ripercorse brillantemente da Rosaria Campioni. Un altro tema che era presente nelle discussioni della Commissione, ma su cui non ci fu modo di riflettere compiutamente, fu quello della natura della biblioteca di conservazione. Diciamo che in Commissione non si andò mai oltre una generica insoddisfazione per questa definizione che io personalmente non uso mai, e chiedo anche ai colleghi che lavorano con me di non usare, anche se poi io opero in una biblioteca che forse potrebbe essere una sorta di prototipo della biblioteca di conservazione. Io preferisco sempre parlare di biblioteca storica, riprendendo questa definizione da un intervento ben noto, biblioteca e conservazione, che Luigi Coscetti tenne a Firenze nel 1986 in un convegno a 20 anni dall'alluvione. L'AIB ad un certo punto sembrò consacrare l'idea, dando vita nel triennio 2005-2008 al gruppo di studio sulle biblioteche storiche, coordinato da Marco Guardo della Corsignana, della cui attività purtroppo, come spesso accade nel live, non ho poi trovato traccia. Di fatto però il termine biblioteca di conservazione è però rimasta nel linguaggio corrente dei bibliotecari. Ora, ben inteso, questo va cioè chiarito bene, io sono del tutto d'accordo con Carlo Federici, che tante volte ha stigmatizzato la superficialità di chi parlava di mera conservazione. È vero proprio il contrario. La conservazione è un insieme di procedure tecniche e organizzative fondate su una conoscenza profonda dei materiali e degli ambienti, quindi su una cultura di natura assolutamente proattiva. Il monitoraggio costante delle condizioni termoigrometriche dei magazzini, le spolverature, la formazione del personale e degli utenti sulla corretta manipolazione dei materiali, ancora più necessaria oggi in tempo di fotografie libere. Chiunque opera oggi all'interno di una biblioteca storica sa che le nostre biblioteche sono diventate degli studi fotografici rudimentali, e a me non è lo studio fotografico che mi preoccupa quel rudimentale. Ma poi anche la cura e il condizionamento preventivo dei materiali che circolano per le mostre, il loro accompagnamento, la ricerca storico-scientifica sulle componenti materiche dei documenti, queste sono una parte fondamentale, consistente delle nostre attività, ma certamente non esauriscono
le funzioni delle nostre biblioteche al punto tale da connotarle compiutamente, no? Cioè è semplice fare un esempio, un magnifico magazzino posto in una campagna obertosa, magari progettato da marchi star come le cantine all'avanguardia di certi produttori di vino, con implementate tutte le procedure di sicurezza e di controllo degli accessi, di parametri ambientali, antisismico, costruito, potrei andare avanti, con uffici, con laboratori, non sarebbe comunque una biblioteca. E quindi biblioteche storiche. Ma anche qui che cosa significa? Non è facile darne una definizione. Allora io tento di individuarne alcune componenti e direi al primo posto metterei la collezione. Le biblioteche storiche si connotano per lo stratificarsi nel tempo, direi nei secoli, nei casi più fortunati, di collezioni di documenti che, a prescindere dalle modalità di acquisizione, testimoniano la loro stretta relazione, una relazione produttiva con il contesto sociale e culturale di riferimento. Attenzione, anche le caratteristiche materiche dei documenti vivono tutte all'interno di queste relazioni. Il libro è testimonianza di cultura materiale. Quindi se queste biblioteche sono state attrattive, se hanno ottenuto dei lasciti, se hanno beneficiato di contingenze storiche a volte tragiche, pensiamo alla soppressione degli ordini monastici e alla diaspora delle nuove collezioni librarie, se hanno saputo svilupparsi a partire dal nucleo originario di una biblioteca signorile, vuol dire che la loro identità sociale e culturale era forte e riconosciuta. Quindi c'era questa connessione stretta con il contesto. Quindi la collezione e in secondo luogo l'uso che è stato e viene fatto della collezione, grazie naturalmente al lavoro dei bibliotecari, ma anche grazie alla interazione che non sempre è armoniosa fra i bibliotecari e gli utenti. Qui io devo usare un termine moderno che è inviso, come sappiamo, a certi accademici di grido, ma che è invece nobilissimo se viene correttamente inteso, ed è la valorizzazione. Saper attrarre gli utenti, quindi non solo gli studiosi, e qui entriamo nel campo della comunicazione, formarne di nuovi, lasciarsi usare, per così dire, anche per finalità nuove o impreviste, organizzare delle attività didattiche per fasce differenti di pubblico, costruire degli strumenti adeguati di mediazione per la ricerca. Qui entrano in gioco non solo le politiche di digitalizzazione, ma direi soprattutto le politiche di conservazione e di riuso dei dati. Fare ricerca in prima persona, questo è un aspetto secondo me importante su cui vorrei brevemente soffermarmi. Io ritengo assodato che le biblioteche storiche siano anche istituzioni di ricerca e quindi è sicuramente legittimo declinare ulteriormente la definizione di Luigi Crocetti in biblioteche storiche e di ricerca. Lo hanno fatto di recente Anna Manfron e Francesca Papi in un ottimo intervento pubblicato sul numero 3 del 2015 di Hype Study, intervento che condivido totalmente nelle premesse e nelle conclusioni. Alla base ci sono certamente la consuetudine con i materiali e la interazione con i ricercatori, che è resa possibile dall'orientamento al servizio, ma credo che ci sia anche qualche cosa di più e credo di poter identificare questo qualcosa nel concetto di rete culturale. Allora, in piena coerenza con il concetto caro a Crocetti di biblioteca come unità di servizio all'interno di una rete,
La biblioteca storica si alimenta della relazione con le altre istituzioni culturali a livello territoriale, a livello disciplinare o quant'altro per valorizzare la propria collezione. Le relazioni interistituzionali con le università, le fondazioni e le altre istituzioni culturali sembrano essere in qualche modo la condizione abilitante che consente alle biblioteche storiche di agire efficacemente anche sul terreno della produzione di nuovi contenuti, della produzione di nuova conoscenza. E se ci pensiamo, se torniamo appunto alla storia delle biblioteche, in particolare nel nostro paese, le biblioteche questo lavoro l'hanno sempre fatto. C'è un rischio, lo sperimentiamo tutti i giorni, c'è il rischio anche di un ruolo ancillare, un rischio che va messo in conto, ma nei casi di successo, penso per esempio ad alcune mostre, la biblioteca si può imporre, direi, per il proprio stile, perché la biblioteca è differente da tutto il resto. Così diceva Luigi Crocetti in un suo magistrale intervento, Lo stile della biblioteca, pubblicato nel 1988. Quindi, se le biblioteche storiche, come le sto delineando ora, sono anche, e qui uso un termine brutto, delle piattaforme organizzate per la produzione di nuova conoscenza, allora io mi domando, esiste uno stile della biblioteca nell'elaborare la propria produzione scientifica, nell'ideare e nell'allestire una mostra e il suo catalogo, nel progettare un ciclo di iniziative didattiche, nel redigere un sito web culturale, nel modo di essere presente sulle reti sociali? Io penso di sì, anche se non riesco francamente a definire con chiarezza cosa si può concretizzare questo assunto. Crocetti lo sapeva fare benissimo nel suo articolo, in questo intervento sullo stile della biblioteca, ce ne ha dato un esempio. Credo forse solo di intuire qualcosa. Penso che questo stile abbia a che vedere con il riferimento costante ai documenti, nella loro polisemicità sia di materiali che di contenuti. Mi avvio a chiudere questo discorso. Direi che tutto questo divagare mi porta ad individuare una terza componente della biblioteca storica, che è la contemporaneità. Una biblioteca come quella che sto delineando deve essere in grado di intercettare i linguaggi, i modi di comunicare e i modi di fare ricerca contemporanea. Anche qui si possono fare appunto degli esempi. La storiografia sul libro adesso si va orientando con esiti molto promettenti sulla storia delle collezioni, sulle provenienze, sui possessori, tutte quante queste cose. Non è un caso che le biblioteche storiche stanno predisponendo degli strumenti, cioè che siano proprio in grado di supportare e di cioè fondare su una struttura razionale, biblioteconomicamente corretta, appunto queste ricerche. Allo stesso modo la biblioteca storica oggi può rispondere con una maggiore granularità e formalizzazione dei dati alle esigenze del web semantico, o alla lettura disintermediata dei dati da parte delle macchine all'interno degli archivi aperti. Questi sono solo esempi, non so quanto calzanti, ma quello che voglio dire è che al di fuori di una relazione stretta con la contemporaneità, la biblioteca storica rischia grosso. E quindi per concludere, tre elementi, ma vorrei proprio concludere dicendo che le biblioteche storiche sono per definizione biblioteche contemporanee. E vi ringrazio per l'attenzione.